Ciao ragazzi, anche quest'anno sono riuscito ad organizzare le vacanze in Corsica come lo scorso anno e a differenza dello scorso anno, quest'anno so cosa mi aspetta, so com'è lo spot dove prevalentemente pescherò e più che altro so che pesci ci sono, ecco. Quindi quest'anno l'attrezzatura sarà ancora più specifica e speriamo di farvi vedere qualche pesce. Probabilmente quando vedrete questo video io me ne sarò in vacanza. Vi penserò, penserò al caldo che state subendo a casa. No, scherzo, dai. Magari siete a pescare e fate più pesci che me. Però niente, ci tenevo con questo video a farvi vedere l'attrezzatura che porterò perché è un'attrezzatura, diciamo, né giusta né sbagliata. Ovvero potendo portare poca roba e avendo a disposizione là diversi tipi di pesce, cercherò di selezionare dell'attrezzatura che è più o meno valida ed equilibrata per tutti i pesci che ho visto esserci in quegli spot. Quindi comincerei subito con l'attrezzatura e a dopo. Ok. Partiamo con la canna e il mulinello. Avendo a disposizione diverse canne, ho scelto tra le tante quella che secondo me poteva essere l'ideale per affrontare pesci che ho visto l'anno scorso, ovvero ho visto occhiate grosse, ho visto serra, ho visto spigole, abbiamo preso anche una lecciamia, non grossa, però intanto abbiamo preso anche quella. Non ho visto barracuda, ma sicuramente ci saranno e altri pesci di fondale, sicuramente quelli ci sono. Quindi l'idea è stata quella di cercare una canna che facesse un po' allround, diciamo, potessi pescare, mi permettesse di pescare tutta questa tipologia di pesce. E sono arrivato alla conclusione che la canna che porterò via sarà questa, la Molix, la Skirm Jam, è una canna da 6 piedi e 8, 2,3 m, con azione extra fast e un casting che va da 5 a 21 grammi. Questo secondo me mi permette di utilizzare sia gomme che hard bite. Ora ho già provato questa canna anche con esche più pesanti, con needle, con jerk che superano comunque la grammatura dichiarata dalla canna e non forzandola ho visto che non ho avuto grossi problemi. È una canna monopezzo, molto fast come dice anche proprio la sua serigrafia. In questo caso qua hanno messo ancora la shad come se fosse proprio diciamo specialistica per la pesca con lo shad. Vabbè, comunque io mi ci sono trovato molto bene per le volte che l'ho usata e ho deciso che sarà lei la mia compagna di viaggio. In abbinamento a un Ultegra l'FG 4000, la versione veloce HG, con un rapporto di recupero mi pare di 6 a 2. Vabbè, in questo caso ho cambiato il multifibra che avevo in precedenza, è rimasto solamente il fondo, lo andrò a cambiare utilizzando questo nuovo trecciato di Berkeley, un 9 capi da 15 libbre. Sono 150 metri, spero bastino e niente. A questo multifibra naturalmente collegherò un filare. Questo finale ero un po' indeciso su quale usare. Diciamo che la scelta varia da uno 0,29 che posso usare per le spigole, uno 0,35 nel caso volessi provare entrambe le pesche senza stare a sostituire il finale, ecco, trovando una via di mezzo, o un 43 e mezzo per quando mi dedicherò a pesci più pesanti,
diciamo più importanti, predatori più importanti tipo serra o lece. La mia idea era di rimanere sul 29, perché comunque non uso esche abbastanza pesanti, tipo popperoni, saponette e questo genere di esche che superano magari 40-50 grammi, dove solitamente uso terminali più grandi. Comunque li porterò via lo stesso e vedrò un po' poi il da farsi là in pesca. Detto questo, stacco un attimo e preparo il tavolo per farvi vedere le esche che ho deciso di portare. Ok, partiamo con le esche soft che ho intenzione di portare. Visto comunque la presenza di spigolo in porto, ho deciso di portarle. Giustamente ci vogliono le esche da spigolo. Ho voluto provare questi nuovi specie di gamberetti, perché giustamente riproducono fedelmente un gamberetto, mi hanno consigliato e le proverò. Come proverò questi shad con cui ho preso dei gran sugarelli, e guardate, è un peccato che purtroppo il caldo di questi giorni mi ha mandato un tilt la SD e ho perso i filmati perché avevo dei sugarelli esagerati da farvi vedere. Vabbè, peccato. Comunque, diciamo che le esche morbide spaziano tra un 2 pollici, 2-3 pollici, a un 5 pollici sempre. Questo qua è il Sator Worm di Molix, che secondo me è una delle migliori esche da spigola insieme al Rashad o al Black Minnow, che questi non mancano mai e non devono mai mancare in una cassetta di uno spinner, specialmente quelli che vanno a spigolo, secondo me. Comunque sia, la tipologia è sempre la stessa: shad di diversi colori, vermi anguilliformi, perché comunque le spigole mangiano quelli. In più, quest'anno ho la possibilità di provare, li userò sia a spigole che a serra mediante un innesco un po' particolare che poi vi farò vedere direttamente in pesca. Queste fantastiche gomme che produce il mio amico Giordano. Avete già visto delle sue creazioni da spigola, no, da trota in altri miei filmati. Anzi, seguitelo, ha un canale e una pagina Facebook. Scusate la lavastoviglie, si chiama Prima Serie Soft Lure. Vi faccio vedere la pagina anche, la pagina da seguire è questa. Lo ringrazio perché puntualmente mi rilascia esche da provare e da testare. Spero di rendergli onore, soprattutto a queste esche che le ho viste lavorare e sono uno spettacolo, ragazzi. Uno spettacolo. Quindi pollice alzato per Giordano. Grazie Giordano. Niente, ogni esca verrà montata poi su varie tipologie di testine. Abbiamo le mie amate Nile Bomb, che non mancano mai, più o meno piombate, quelle non mancano mai, come delle Ilex, anche queste da 1,8 g e testine piombate semplici, diciamo. Se non dovesse bastare la piombatura, abbiamo del filo, questo qua è stagno, non ho trovato quello di piombo, ma va bene uguale. E cosa interessante è che certe esche hanno una colorazione glow, ovvero con una pila UV si riesce, caricandole un minimo, a dargli una colorazione. Ora non si vede perché c'è luce, comunque una colorazione molto interessante per la pesca sul fondale. Detto questo, basta, passerei alle esche dure adesso. Eccoci, come vedete la scelta
è ampia. Diciamo che adesso li ho divisi per tipologia. Partiamo da esche estremamente top water, tipo i Needle. Io in questo momento sto utilizzando principalmente i miei Needles, che sono gli ultimi tre. Sono Needle che mi autoproduco e che mi hanno dato parecchie soddisfazioni, specialmente questo video. Ora lo vedete in una nuova veste grafica perché era dilaniato, è quello che ha fatto quasi tutte le catture in Corsica lo scorso anno. Veramente nato bene, diciamo, con un colore acido, un colore più naturale, un colore, diciamo, il classico arancio giallo, che quello non si sbaglia mai con quello. In più quest'anno ne sto provando due che sono praticamente Needle che ho comprato molto economici. Sono Needle di Alt House, li ho comprati su AliExpress. Sono esattamente la copia dello stilo 210. Un momento, con copia non vuol dire che sia la stessa qualità, mettiamo subito una... graficamente sono la copia estrema, proprio cambia solamente l'occhio. Ecco, ho avuto artificiali Jackfin e un po' la differenza la si nota, specialmente nell'armatura delle ancorette, che in questo caso ho già provveduto a comprare per sostituirle con queste, le decoy. Ho già ancorine e split rig pronti appunto per sostituirli. Comunque graficamente non gli si può dire nulla. Avevo promesso al ragazzo di Ant House che avrei mostrati, ed eccoli. Chiuso parentesi. Passiamo dopo il Needle a un'altra tipologia che è molto efficace, specialmente su pesci tipo serra, ma anche spigole, ecco. Sempre a top water, i VTD e i popper. Diciamo che come VTD non si sbaglia. Abbiamo questo qua che è un, oddio, non mi ricordo, è un VTD della Gunky, non è proprio VTD, affonda leggermente, affonda un palmo nell'acqua, ma vi assicuro che per le spigole è qualcosa di spettacolare. Il classico Pro Q, abbiamo il 90 e il 120, ho preso. Questo è il, non mi ricordo di che marca, il Sakura, giusto? Perfetta riproduzione di un cefalo, è quello che lo scorso anno mi ha fatto prendere la Leciamia. Lo Scout, anche questo, che è un misto tra un popper e un VTD. Come lo stesso questo che dovrebbe essere di Storm, ma non ricordo, non ne sono sicuro. Però mi accompagna da talmente tanti anni questo che è una garanzia. Questo ho sempre preso. E poi per passare anche qua alle mie autocostruzioni, ho un paio di popperini che sono leggendari perché dalle mie parti bucano tantissimo. Sono piccoli, tozzi e volano come dei proiettili. Anche queste classiche colorazioni, ora sono tutti sciupati perché comunque le loro battaglie le hanno già fatte, sono degli anni che ce li ho, andrebbero rivisti un attimino sotto veste grafica. E questo che solitamente lo uso a bass, però secondo me potrebbe avere un buon riscontro anche in mare. Questo qua è sempre la mia autocostruzione, abbiamo una testa in legno di samba con una colorazione un po' particolare, nera, bianca, con un po' di effetto sangue, diciamo, sotto gli ho fatto, e galleggiante con un'ancorina su cui ho montato una gomma morbida, una coda morbida, ecco. E questo sui bass è, ragazzi, micidiale, non si discute. C'è da provarlo in mare, sperando che abbia buoni risultati. Scendendo dal top water andiamo sui jerk. I jerk, vabbè, qui non si sbaglia, si va sul Momoti, sul Daiwa, l'Hardcore, e questo non mi ricordo che... anche questo è un Daiwa, però non mi ricordo.
Avevo anche un Tide da qualche parte, non lo trovo più. Vabbè, comunque, Hokkaido e a Lucca. Anche questi qua, varie misure, partiamo dal 125 al 140 al 180 al 200 comunque colori abbastanza naturali, un sardino e un cefalo e poi i classici colori di reazione, un bianco che non deve mai mancare, bianco arancio e il classico arancio rosso che è invertito rispetto al nido. Scendiamo ancora di profondità e abbiamo esche che lavorano, diciamo, negli strati bassi dell'acqua. Abbiamo il gecko, che questo qua non so se si riesce a vedere dal video, però cambia colore. Praticamente dall'angolatura lo vediamo bianco, cambiando angolatura diventa blu. È una bomba questo artificiale qua. È una bomba, veramente una bomba. E poi abbiamo sempre un Art Deco, un pencil e l'Angel Kiss, no, blu, come si chiamava? Il Blue Scode di Maria, anche questi qua sono artificiali sinking e ci permettono comunque in fase di recupero cercando di farlo salire. Sono veramente una manna dal cielo quando il pesce decide di abbassarsi. Vabbè, la classica anguillina di Sendil di Molix è sempre un art decor, anche questo qua lavora leggermente negli strati più alti, un pochino più piccolo rispetto al fratello, e questo qua è palettato, sempre utile, sempre un pesciolino così. E il Fla Pen di Maria, il classico pescetto con paletta in coda, molto particolare, molto catturante. Sono sassetti, questi qua quando si lanciano schizzano metri che sono esagerati. Ora non guardate le ancorine perché comunque avete visto ancorine e split da cambiare. Ultima tipologia che anche l'anno scorso mi ha dato soddisfazione sono i vari jig. Anche qui abbiamo un color blu, cioè viola, un blu, un simil sgombretto, diciamo, e un colore di reazione. Anche questi spero mi diano soddisfazione. E intanto, cos'altro c'è da dire? Vi farò vedere altre esche che probabilmente porterò, o forse no, adesso devo un po' valutare anche nello spazio che comunque riesco ad avere nel mio gilet, perché comunque porterò poca roba, essendo una vacanza di famiglia, non posso permettermi di portare troppe cose. Comunque, vabbè, due accessori indispensabili, giustamente. Sono una pratica forbicina che taglia la treccia e una pinza a becco lungo per slamare i serra. Quindi attenzione quando li slamiamo perché hanno dei bei denti. Basta, tutto questo verrà raccolto in due plano e inserite dentro al mio gilet Lurban di Rapa. Ora il video è finito, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Se avete consigli o domande da fare, mi raccomando, scrivetele sotto. Ciao!